Eccoci, benvenuti alla quarta puntata. Siamo qui davanti al frantoio, detto frantoio di sotto. Questo edificio è stato sicuramente rimaneggiato, se non ricostruito, nel 1841, come si vede dalla lapide, da Francesco Corsi, che era colui che rifece anche i merli della torre che abbiamo visto nei video precedenti. Questo frantoio fu ampliato rispetto a un frantoio precedente che c'era già dal 700 e che vedremo nei video successivi. Qui è interessante dire due cose. La prima è quella della ristrutturazione di questo edificio con queste grandi finestre e questa parte ricoperta e riabbellita con queste pietre. Per farlo diventare un po' l'edificio un po' importante nel borgo. Se lo paragoniamo a questi edifici che avete qua sulla vostra destra, sono le case dei vecchi abitanti, dei contadini. Al primo piano abitavano loro e al piano terra c'erano le stalle. In quell'edificio laggiù, adesso con le griglie, c'era la stanza per essiccare le castagne. E che era un bene abbastanza prezioso perché la coltivazione in collina era difficile, quindi il grano da mietere per la farina era scarso e le castagne rappresentavano un'ottima alternativa, anche senza glutine, per chi come oggi molti devono fare una dieta senza glutine, quindi le castagne sono sempre molto, molto indicate. Ritornando all'architettura, si vede come questo edificio divida i due periodi architettonici col muro più antico, sicuramente la parte sinistra, e queste casette con delle piccole finestre. I contadini, grande luce, non avevano bisogno, si svegliavano presto la mattina e seguivano un po' l'orario solare. E invece queste finestre qui ampie significavano appunto la volontà di Francesco Corsi di fare un po' una villa, un po' un grande palazzo. Ma poi convertì questo palazzo a una funzione comunitaria, cioè quella di rifare il frantoio. E qui c'era il frantoio, appunto, dove oggi abbiamo la sala colazioni. Grande merito di Roberto e di Maria Teresa fu quello di lasciare le zone comuni, zone comuni. Qui avrebbero potuto fare delle camere oppure che si affacciano su un bel giardino e su un riposante bosco. Invece dedicarono questa sala comunque ha una funzione comune, prima per la parte agricola e oggi invece per la funzione alberghiera, diciamo. Continuiamo quindi i nostri video, con i prossimi saranno divertenti.